Buonasera. Sono Lucia Picardi, sono responsabile marketing servizi digitali in Postecom. Dunque, Postecom è un'azienda del gruppo Poste Italiane e vorrei un pochettino raccontarvi di noi, sebbene di Poste Italiane immagino che ne conosciate assolutamente tutto. Dunque, Poste Italiane è un'azienda che tradizionalmente nasce per facilitare la comunicazione, e qui mi riaggancio a quello che diceva prima Bencini, in maniera assolutamente tradizionale, ma negli ultimi anni sta evolvendo il suo ruolo e sta passando a un'azienda che ha un insieme di infrastrutture, da un insieme di infrastrutture a un ecosistema integrato. Esistono molte aziende che gravitano nella galassia di Poste Italiane e tra queste Poste come quella che si occupa degli aspetti tecnologici e dell'innovazione. Il modello di business di Poste Italiane quindi si è evoluto da quello di un modello tradizionale, quindi un operatore postale e finanziario, a un service provider integrato che si pone come ponte di comunicazione tra le comunicazioni tradizionali e le comunicazioni elettroniche. A questo proposito vorrei tornare proprio sul punto della facilitazione di comunicazione che stava prima dicendo Bencini. Lui diceva che una comunicazione, ho riscritto la frase, è la conservazione sostitutiva è soltanto una parte del processo di gestione di un documento. E un documento è gestito in maniera efficiente quando è possibile che venga consultato in qualunque posto, in qualunque momento, da qualunque persona e non perdendo tutte quelle che sono le correlazioni che sono legate a questo documento. Postecom lavora su questo, quindi sta lavorando sull'evoluzione di quella che è una mission tradizionale di Poste Italiane, che si è occupata di comunicazione, quindi comunque di consegna di documenti, lavorando su questa evoluzione, quindi sulla gestione di quelli che sono i documenti informatici. A questo proposito, nella mia struttura di marketing, gestiamo il marketing di quelle che sono le comunicazioni digitali del tutto il gruppo Poste Italiane, passando dalla comunicazione ibrida, perché comunque un documento può nascere fisico e essere consegnato fisico, oppure nascere elettronico e, ahimè, come diceva prima anche Bencini, essere comunque ancora stampato e consegnato fisicamente, quindi comunque c'è la necessità che avvenga questa cosa. Oppure una comunicazione può essere svolta tutta in maniera elettronica, in questo caso Postecom è ente certificatore per quanto riguarda la PEC, quindi la posta elettronica certificata, e anche per quanto riguarda le firme digitali. Ci occupiamo anche di servizi cloud, per cui i servizi di virtualizzazione di server, di gestione della comunicazione demandata a infrastrutture di altre aziende, e nonché abbiamo un ruolo per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni, per cui siamo fondamentalmente, ci occupiamo di servizi di government e di servizi per la sanità. Andrò veloce, visto che mi è stato rubato un po' di tempo, su quello che sono i ruoli di Postecom, e vorrei tornare un attimo al concetto di conservazione sostitutiva come importante mezzo di risparmio e di produttività. Ho ripreso un'altra serie di, come diceva giustamente prima Bencini, in questo momento le riviste specializzate, o comunque vengono fatte un sacco di indagini in corso su quelli che possono essere i risparmi che avvengono tramite la conservazione sostitutiva. Secondo uno studio condotto in Italia Oggi, un'azienda può risparmiare da 2,80 euro per fattura, grazie anche a una allocazione più efficace del personale. A questo bisogna poi aggiungere quelli che sono i risparmi dovuti alla scomparsa degli spazi degli archivi, alla riduzione dei tempi per la ricerca dei documenti, perché comunque un'efficace gestione del documentale ti permette di recuperare non soltanto il documento, ma tutti i documenti correlati,
A questo proposito mi viene in mente, prima si parlava di archivi gestiti in cui ognuno inserisce la propria versione del documento e io prima ridevo perché una pratica comune nella mia azienda fino a poco tempo fa era quella di inserire in un archivio unico tutte quelle che erano le presentazioni, tra cui questa, e la regola non scritta era che la versione ultima dovesse esserci scritto definitivo. Dopodiché c'era definitivo 1, definitivo 2, definitivo 3 e si andava avanti fino a definitivo 15, che probabilmente era l'ultima versione, se andava bene, se no la prendeva qualcuno e la cambiava. Quindi, invece una conservazione, cioè un processo di gestione della documentazione efficiente permette, come dire, l'eliminazione di questa problematica, perché comunque la copia che è conservata in maniera sostitutiva è la copia definitiva e comunque un corretto gestione, un sistema di gestione delle comunicazioni permette di recuperare immediatamente tutti quelli che sono i metadati e quelli che sono gli elementi correlati a un documento. Secondo il Politecnico di Milano, se tutte le imprese facessero, quindi ci auguriamo che la direttiva europea entri in vigore quanto prima, iniziassero a utilizzare la pratica della conservazione sostitutiva, i benefici arriverebbero a 60 miliardi di euro l'anno, che sono pari circa al 4% del PIL nazionale. Postecom. Allora, Postecom è un'azienda che eroga il servizio di conservazione sostitutiva. Oltre a erogare il servizio di conservazione sostitutiva, abbiamo anche il servizio di marcatura temporale, di firma digitale, di posta elettronica certificata. Le principali fasi, e quindi ci proponiamo come full outsourcing, come diceva prima l'avvocato Frediani, il responsabile della conservazione può demandare in parte o tutto l'attività esterna e il responsabile della conservazione può essere anche un'azienda esterna. Non parlerò di norme perché comunque i miei predecessori sono stati più che chiari sul concetto. Quello che noi abbiamo fatto come azienda è quello di rendere disponibile un servizio completamente esterno che permetta poi vi farò vedere a tutti agli attori, ad aziende di qualunque dimensione, ma anche a professionisti, di dotarsi di un sistema di conservazione sostitutiva, ma soprattutto lo scopo è quello di cercare di integrarlo all'interno dei propri processi aziendali, in modo da poter avere un'efficace gestione della comunicazione. Il nostro processo di conservazione sostitutiva, qui mi rendo conto che probabilmente magari posso anche andare veloce perché comunque sulla parte tecnica bisognerebbe o essere un ottimo informatico altrimenti rischio di annoiarmi. Postecom fondamentalmente gestisce tutta quella che è l'attività che deve essere fatta per la conservazione. Quindi alla recezione del documento e del file indice che contiene tutte le informazioni che servono per archiviare un documento, genera quindi quello che è un lotto e dopo averne verificato la correttezza, quindi verifica tutti i dati che sono oggetto dell'attività di conservazione. Il lotto poi viene spacchettato e i dati sono memorizzati in stato di archiviazione. A questo punto si avvia il processo di conservazione con l'introduzione dell'impronta hash che prima ci dava l'avvocato Frediani definendolo un'alchimia di bit che vengono introdotti e che servono per identificare quasi univocamente quella che è un documento e rendono molto difficile che un documento abbia la stessa impronta di hash fondamentalmente. Il file a questo punto viene firmato e datato, quindi datato e marcato con la marcatura temporale e viene inserito in conservazione. Quindi all'azienda è possibile consultare tramite HTTPS, quindi semplicemente collegandosi via web, i dati che ha messo in conservazione. Ci sono ovviamente varie modalità, nel senso che il cliente vorrebbe poter controllare prima ciò che viene messo in conservazione dopo averlo inviato. In questo caso la conservazione non è automatica ma è differita e rimane in attesa di una conferma da parte del cliente, o altrimenti può essere e poi in questo caso ci può essere una visualizzazione tramite un'interfaccia web prestabilita. Per rendere più facile e più integrabile la gestione dei documenti all'interno del proprio processo di comunicazione è possibile anche esporre dei web services. In questo modo il cliente integra con ad esempio nel proprio ERP quelle che sono le informazioni che arrivano dalla conservazione sostitutiva. Abbiamo già detto prima, quindi non mi dilungo, che la gestione documentale è soltanto un tassello della comunicazione integrata.
ho disegnato un flusso che è quello appunto della gestione di un processo di comunicazione che prevede la creazione di un documento, la sua gestione con un workflow documentale, l'archiviazione del documento e quindi la firma del documento, la marca temporale e l'invio dello stesso documento che può essere fatto in elettronico o ancora in fisico. Quindi la comunicazione integrata vuol dire avere una gestione digitale di tutti i documenti e quindi poter gestire i documenti ovunque e in qualunque momento. L'offerta di Postecom da questo punto di vista è in accordo anche con quelle che sono le caratteristiche tipiche di Poste Italiane, rivolta a tutti i target quindi esistono offerte dedicate a PMI, studi professionali. Svolgiamo l'attività di gestione delle fatture per il gruppo Poste Italiane, quindi gestiamo le fatture della nostra capogruppo e effettuiamo anche attività di gestione per grandi imprese e pubblica amministrazione, dove affianchiamo all'attività di conservazione sostitutiva una consulenza e legale e tecnica per quanto riguarda proprio la definizione di un processo di gestione documentale che preveda la possibilità di coprire tutte le fasi della comunicazione di un cliente. Questo sostanzialmente ve l'ho già detto, che la possibilità che i documenti vengano inviati tramite HTTPS o web services e che la gestione dei documenti possa essere una conservazione automatica o manuale, quindi che rimane in attesa dell'autorizzazione da parte dell'utente amministratore. È stata realizzata da parte di Poste Italiane anche un'offerta per i professionisti. Anche i professionisti hanno esigenze di comunicazione, hanno esigenze che questa comunicazione sia tutta in un unico ambiente, che sia gestibile che permetta di gestire tutte le fasi della comunicazione. A questo proposito è possibile utilizzare un ambiente direttamente su poste.it, dove è possibile avere a disposizione PEC, firma digitale, conservazione sostitutiva e anche un archivio. E a proposito della mole di dati, gestiamo uno stabile di circa 3 piani di carta per Poste Italiane. E come dicevo prima, cerchiamo di rendere la comunicazione efficiente per un'azienda lavorando all'interno dell'azienda e quindi definendo delle soluzioni integrate che permettano di acquisire documenti tramite tutte le possibili forme di acquisizione, quindi dall'email all'upload di documenti, al form web, al mobile di poterli riversare, quindi di utilizzarli e consultarli in qualunque modalità. Come evoluzione non possiamo non parlare di cloud, che in questo momento è tanto un tema parecchio dibattuto. È possibile utilizzare servizi di dematerializzazione e conservazione sostitutiva anche in un'ottica cloud, quindi aggiungendo al risparmio della conservazione anche il risparmio delle macchine. Io mi fermo qui, non voglio dire nient'altro e spero di aver recuperato su tutti i tempi possibili.